Noi siamo uno dei TAR più virtuosi d'Italia, non c'è arretrato, dove c'è una velocità anche nella consegna dei ricorsi che è veramente il fiore all'occhiello di questo TAR. Il TAR dei record, come lo definisce lo stesso Presidente a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. In Friuli Venezia Giulia nel 2023 è stato smaltito il 60% dei ricorsi e non c'è arretrato. La durata media della pendenza dei ricorsi in materia di appalti, calcolata dalla data di deposito a quella di pubblicazione della sentenza, è di 58 giorni contro i 107 della media nazionale. Unico neo nel sistema, la carenza di organico. Però la soddisfazione è questa, che noi riusciamo ogni anno a smaltire praticamente il 60% dei ricorsi che entrano, il che è veramente un record, perché considerato che comunque il processo dura più di un anno, già nel fatto che in un anno noi ci liberiamo del 60% e che nell'anno successivo chiudiamo, praticamente è un record. Poi in certe materie addirittura riusciamo a dare provvedimenti definitivi entro 60 giorni nella materia degli appalti. Complessivamente nel 2023 il TAR del Friuli Venezia Giulia ha definito 366 affari e ha adottato 536 provvedimenti. C'è molti appalti ovviamente e poi c'è un po' di contenzioso militare, perché essendo una zona di confine comunque c'è sempre stata questo tipo di contenzioso, e ancora delle quote latte che però piano piano vanno scemando. Ma appalti sono opere pubbliche, sono vecchie opere che devono essere ultimate, c'era qualcosa per la questione della funivia, insomma le opere pubbliche della città, diciamo, soprattutto di Trieste, e poi i vari comuni che hanno ciascuno la propria più o meno piccola o grande opera pubblica da ultimare, generalmente qualche bando, generalmente qualche offerta anomala, ma insomma contenzioso abbastanza ordinario per quello che riguarda il settore degli appalti.